Questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 26 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Anche oggi tanti sono i fatti in primo piano, ma si parla subito di governo, considerato che nella notte ci sono stati tanti nulla di fatto, soprattutto in merito all'autonomia. Attesa per la giornata di oggi per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, ancora non fissato l'orario e soprattutto si teme per quello che potrebbe accadere. Ma cominciamo subito a vedere quelle che sono le notizie in primo piano e lo facciamo questa mattina partendo dal Corriere della Sera. Vediamo in apertura liti e veti, governo bloccato. Salvini vuole accelerare sull'autonomia e Di Maio attacca su autostrada. Senza esito il vertice nella notte, Sea-Watch, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso per lo sbarco. E insomma, vediamo direttamente che ci sono tanti problemi, soprattutto riguardo l'autonomia, perché mentre da un lato Salvini e la Lega premono affinché si realizzi, dall'altro lato Di Maio non ci sono le condizioni per elaborare un piano strategico per l'autonomia. Insomma, ancora tante divergenze, ma vedremo nel corso della giornata se queste divergenze troveranno un punto d'accordo oppure no. E continuiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Nell'editoriale vediamo il partito che non c'è, la forza del centro perduta, raccontato da Panebianco. E intanto nella parte centrale della pagina il treno della TAV riparte in campo Palazzo Chigi, mentre vediamo il monopolio inesistente dell'antifascismo. E nella parte centrale della pagina l'esultanza delle ragazze ai mondiali per il calcio contro la Cina. L'Italia si impone per 2-0 e vola ai quarti, ora è tra le magnifiche 8. E insomma, le azzurre battono la Cina, il sogno mondiale continua, ci fanno sognare queste ragazze. Ripeto, come ogni mattina, il calcio in rosa, che effettivamente tanto rosa non è, visto che ormai ha i colori azzurri dell'Italia, diventa qualcosa di ineguagliabile e soprattutto un punto di forza e di vantaggio per l'Italia. E ancora vediamo sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, lavori, nomine, i paletti sui giochi di Sala e Zaia, Milano Cortina ancora si discute. E intanto il potere delle buone notizie, quanto fanno bene le buone notizie, quanto spesso invece tendiamo ad acquistare i giornali solamente per leggere fatti di cronaca. Questa è la realtà che troppo spesso si paventa ai nostri occhi, ma è una realtà indiscussa. A noi ci piace vedere quello che fa tendenza, ci piace leggere di gialli, thriller, morti, insomma troppo spesso le buone notizie sembrano effettivamente non trovare spazio all'interno del nostro piacere, e questo purtroppo rende faticoso anche creare quelle situazioni tali da rendere tutto più piacevole. E vediamo ancora quelle che sono le notizie sui quotidiani principali, dalla Verità, stop ai reparti in università, ma non per merito del rettore. Dopo lo scandalo alla Sapienza cambia qualcosa, i collettivi infatti annullano gli eventi dopo gli attacchi della stampa. È qualcosa, però preferiremmo che gli spettacoli illegali negli Atenei fossero proibiti e che la questura facesse rispettare i divieti. E intanto eccoci qua, l'ex PM Carofiglio, vi racconto quando menavo le mani, questo raccontato su Panorama. Intanto nell'editoriale di Belpietro, oggi CDM, Salvini è deciso, vince su TAV e autonomia o rompe subito. E intanto nella parte centrale della pagina il nodo cruciale che diventa proprio il primo piano è chi comanderà sulle Olimpiadi. E infatti Giorgetti sceglierà la Di Zaia e Fontana, non vogliono intrusi, Sala pesca dalla squadra Expo. Insomma, ancora tante controversie anche per una manifestazione che è stata definita qualcosa di bellissimo, soprattutto perché creerà, secondo sempre le teorie, un
un indotto economico notevole. E ancora vediamo la sfida con l'Europa. La BCE mette i paletti sull'oro di Banca Italia, Tria ottimista sulla trattativa, mentre Renzi scrive ai giovani insegno come bello il fallimento. E nella parte bassa della pagina le azzurre battono la Cina per 2-0, livello tecnico però così così. Ai mondiali del Pipero l'Italia rosa va ai quarti. E intanto vediamo il globalismo egocentrico dell'Occidente che opprime i deboli nel nome del bene, mentre ancora si parla della Sea-Watch, delusa la capitana, e la Corte europea boccia la Sea-Watch, niente sbarco da noi, ovviamente stiamo parlando dell'Italia. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, da Il Fatto Quotidiano Ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle vuole revocare la concessione ad Autostrade e l'autorità dei trasporti blocca i rincari senza motivo dei pedaggi, la pacchia forse è finita. E intanto vediamo nella parte alta di questa prima pagina, Nino Di Matteo, il PM antimafia alle suppletive con Davigo, mi candido al CSM per farla finita con i gruppi di potere. L'obiettivo è invertire la rotta e dare alla spallata un sistema non più tollerabile, un cancro che ammala la magistratura. Perugia, ipocrita a cadere dalle nuvole, mentre sempre per lo scandalo CSM, le cifre delle consulenze di Eni e Condotti, PM Ielo e Fava, la vera storia del duello in procura a Roma. Nelle critiche mosse dal pubblico ministero si ricorda anche la vicenda dei fratelli Bruno, il primo commissario di Condotte, la seconda invece indagata a Roma. E nella parte centrale della pagina, Olimpiadi 2006, chi paga e chi ci guadagna? Lo sport italiano è sempre in mano agli artefici d'Italia 90. Torino 2006 e i mondiali di nuoto 2009, 7 miliardi buttati, e infatti viene proprio titolato questo articolo "I predatori dei miliardi perduti", e insomma è quello che viene fatto proprio da Paolo Cognetti, un appello al salviamo Cortina dagli ecomostri. E intanto nella parte bassa della pagina va via con Pereira, nessuno li rimpiangerà, la Scala di Milano, ma sta Bartoli, chi si crede di essere? La Callas, questa è la notizia in primo piano, mentre la lavori stagionali, ecco perché vanno deserti, oggi sembra sempre più grave il racconto di quelli che sono gli stagionali che prima erano proprio in primo piano ed erano quei lavori più richiesti, adesso sembrano andare proprio deserti. E intanto da Libero le Olimpiadi leghiste, cinque cerchi seppelliscono le 5 stelle, Grillini in tilt per l'assegnazione dei giochi a Milano e Cortina, Roma e Napoli in gara per la medaglia d'oro della Monnezza, Salvini spero che il Movimento impari la lezione, ma il Movimento 5 Stelle ha la testa dura, bloccheremo le autostrade. E intanto vediamo quello che è l'editoriale di Vittorio Feltri, Trump violento, nuova invenzione di una poveraccia, è quella che secondo questo quotidiano viene definita la moda degli stupri. E intanto la sentenza provvisionale, i profughi delle ONG, se li prenda l'Olanda, a dirlo è pure l'Europa. E intanto complimenti ai giudici, disastro ferroviario dopo 3 anni, il processo deve ripartire completamente da zero, mentre nella parte centrale della pagina il comunista Fratoianni e l'euroradicale della vedova, questi due hanno più presenze TV che elettori, mentre nella parte bassa della pagina un tetto al costo massimo, non al salario minimo, se si vuole davvero rilanciare il lavoro. E intanto il manuale di sopravvivenza per le donne, diventare mamma è dura, ma non diventarlo è davvero peggio. E intanto vediamo quelle che sono le altre notizie sui quotidiani nazionali, ci spostiamo adesso sui giornali, affondano le ONG, sentenza storica, la Corte dell'Unione Europea boccia il ricorso della Sea-Watch contro i porti chiusi, non abbiamo obblighi di accoglienza. E intanto TAV, autonomia, alta tensione nel governo, un vertice in serata che però non ha dato i risultati sperati, mentre la svolta dei giochi, l'altra Lega che torna in corsa. E intanto i Navigator, concorso da circo, voti aumentati ai selezionati, il trucco per raggiungere i 6.000 incaricati. E intanto le Meraviglie Azzurre sono ai quarti, le ragazze mai così bene ai mondiali dal 1991. E ancora vediamo ancora una notizia che ci lascia proprio interdetti, carne scaduta da un mese nel resort di superlusso a Polignano, sequestrati pure 69 kg di pesce. E insomma, sembra quasi che noi paghiamo per avere dei trattamenti privilegiati e invece ciò che paghiamo risulta essere semplicemente
una beffa, perché quello che poi ci danno in cambio è assolutamente niente, se non addirittura prodotti scaduti che ci faranno male, renderanno la nostra salute insopportabile, eppure continuiamo ad affidarci a questi luoghi quasi come se fossero proprio il regno della competenza e del benessere. E invece, attenzione, intanto il tempo nella parte alta della pagina, 8 mesi per riparare due scale, riapre la stazione metro di Repubblica, era chiusa da ottobre per il guastro agli scalatori. Raggi, disagi per gli interventi straordinari, ma dovrebbe essere normale manutenzione. E intanto ama fantasma e alla fiera puliscono da soli né turbini latitanti ormai da 3 anni. E intanto le ragazze azzurre si mangiano la Cina. Ma nella parte più bassa vediamo che anche i giudici chiudono i porti ai barconi dell'ONG, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso della Sea-Watch, niente approdo in Italia, Salvini esulta. E ancora vediamo un altro quotidiano dalla Repubblica in apertura, Fico e 5 Stelle, cambiamo, sarà troppo tardi. Siamo diversi, vanno rivisti identità e valori, il blog del Movimento non basta, serve un congresso per non finire calpestati. Difficile che la maggioranza vada avanti senza Conte, portiamo all'Unione Europea la battaglia per la verità, su Giulio Regeni. E intanto l'Olimpiade invernale, anche questa testata si domanda chi comanda, e Sala, voglio i più bravi, no gli amici degli amici. E nella parte centrale della pagina l'Europa bolle a 40 gradi. E infatti già questa mattina abbiamo trovato un'estate torrida e un caldo che sembra ribollirci nell'anima. E intanto vediamo nell'editoriale non solo giochi, chi rischia e chi invece si arrende. Insomma, nel momento in cui è stata dichiarata l'Italia sede delle Olimpiadi del 2006, l'esultanza, adesso le polemiche, così come siamo bravi a fare sempre in Italia, e tutte le discussioni passano ovviamente per chi è più capace, per chi lo è meno e per chi dice di essere veramente bravo. Insomma, tutte polemiche sterili finché non si arriverà ad un accordo e si determinerà quelle che sono effettivamente le strutture necessarie per organizzare questo grande, grandissimo evento. E ancora vediamo Siria e i 30.000 euro, ecco l'intercettazione da cui nasce l'accusa, mentre si parla di 'Ndrangheta e a Piacenza arrestato il presidente del Consiglio Comunale. E ancora nella parte bassa della pagina, grandi azzurre, anche la Cina diventa piccola, adesso ai quarti con l'Olanda, ma vediamo ancora una notizia che ci lascia tutti contenti, ma soprattutto stupiti, il ragazzo che chiama ogni giorno per sapere come sta Camilleri. E insomma, questo è quanto avviene in questi giorni proprio in ospedale, dove è ricoverato Camilleri in una situazione grave, però ci sono tantissime persone che continuano a chiamare, continuano a chiedere proprio per sapere lo scrittore come sta. E insomma, questa è la bellezza di essere e di aver fatto cose importanti, soprattutto quando si è reso un servizio alla maggior parte delle persone. E ancora vediamo da Il Mattino, nella parte alta della pagina, le tendenze, nel nipotine di Leala, tutto Eros, il romanzo rosa, diventa sempre più sexy. E intanto il calciomercato, Manolas a un passo, assalto Reale a Ruiz, il Nodi De Laurentiis, e per il cinema, Andrine calibro 9, arriva il sequel del film che ispirò Tarantino. E nella parte alta della pagina, Whirlpool a Napoli perde, gli incentivi non bastano, la di La Morgia, solo un nuovo progetto, un nuovo prodotto salvano tutti i posti. Di Maio rilancia, il governo è pronto ad accollarsi i debiti, ma non dovete andare via, gli incentivi non bastano, Whirlpool a Napoli perde, solo un nuovo progetto che preveda un nuovo prodotto salverebbe tutti i posti. Lo dice Al Mattino Luigi La Morgia, di Dintalia di Whirlpool, ieri in incontro al MISE, il Ministero e il Ministro Di Maio, il governo pronto a forzi e ovviamente a sforzi straordinari. E intanto i convegni del Mattino Digitale, Energia e Food, ecco dove c'è il lavoro. E intanto vediamo nell'editoriale la lezione olimpica, il duetto Sala-Zaia, le divisioni del Sud, mentre la storia nella parte destra della pagina, Napoli addio alla memoria, l'ufficio anagrafe ormai senza dipendenti, un pezzo di storia che va via. E intanto nella parte centrale della pagina, l'Ital donne domina la Cina 2-0 e vola ai quarti, le signore del calcio tra le magnifiche 8 ai mondiali, mentre dai fondi agli asili, le 10 bugie dello Spacca Italia, autonomia
un dossier di Conte, gela la Lega, muro grillino, slitta l'ok in Consiglio dei Ministri. Da oltre 4 anni si discute di autonomia differenziata, ma ci sono, e sorprende per una forma e una riforma di tale impatto, tante discrasie se non falsità. Intanto muro Movimento 5 Stelle, slitta l'ok in Consiglio dei Ministri. E vediamo ancora il progetto shock del Movimento 5 Stelle, togliere tutte le concessioni alle autostrade. E infine, nella parte bassa della pagina, ancora una volta si parla di teoria dell'evoluzione, con l'espressione un po' così, che il cane ha imparato da noi. E in questa foto c'è proprio la descrizione di quello che è l'espressione tipica attualmente di un cane. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati sulle prime pagine dal Messaggero: efficienza negata, Palazzo Chigi frena l'autonomia, al vertice il dossier riservato dei tecnici che boccia la riforma, così salirebbe la spesa pubblica. Salvini, i grillini dietro al no dei burocrati, autostrade, Movimento 5 Stelle vuole la revoca della concessione. Ed ancora, sempre nella parte centrale, si parla ancora una volta delle ragazze del Mondiale, Italdonne nella storia e nei quarti. Ed infine, nella parte più bassa della pagina, vediamo la Cassazione: l'auto deve potersi fermare, autovelox in città, multe valide solo se però c'è la corsia di emergenza. E insomma, anche su questo caso vediamo che ci sono tante realtà che cambiano e tante norme che adesso si presentano sempre più irreali. Intanto dal Manifesto vediamo nella parte alta della pagina, in primo piano la TAV, il treno corre, i 5 Stelle di nuovo nel tunnel, Torino-Lione via libera ai bandi per il versante italiano, mentre per Triali l'Italia ancora in gioco e l'intesa è possibile per evitare quella che è la procedura. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina respingimento umanitario, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei migranti per l'approdo a Lampedusa, ma invita l'Italia a prestare assistenza alle persone a bordo della Sea-Watch. Da 2 settimane è possibile la forzatura del blocco e lo sbarco, e alla Camera PD spaccato sull'accordo con la Libia. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su un'altra testata, andiamo a vedere il Dubbio, che in apertura di pagina proprio le intercettazioni, troia nei filmati, quanta voglia di controllo, a parlare l'ex PM Gherardo Colombo, ma anche il rapporto fiduciario cittadini-Stato. E intanto Tria conta di evitare la procedura di infrazione dell'Unione Europea, Salvini non mi inchino, esame a Strasburgo però il 2 luglio. E intanto TAV leggera, schiaffo leghista al Movimento 5 Stelle, amiamo i treni veloci ma Di Maio contro le Olimpiadi. E tanto nella parte destra, dramma Sea-Watch, è respinto il ricorso, lo sbarco è proibito, adesso ancora tanti uomini in difficoltà e soprattutto in mare. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa volta dalle testate sportive, vediamo con il Corriere dello Sport nella parte alta: incredibili ma vere, splendide e così italiane, mondiali, le ragazze italiane volano nei quarti, battuta per 2-0 la Cina, sabato la sfida all'Olanda. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina: colpo di scena in campo lo sponsor Pogboom, Juve, chiesto l'intervento della multinazionale di cui Polle testimonia la trattativa, intanto decolla. E infine vediamo nella parte bassa della pagina l'intervista a Malagò: il no di Roma fa ancora molto male, ovviamente si riferisce proprio alla vicenda delle Olimpiadi che tante discussioni sta mettendo in luce. E intanto da Tutto Sport: inarrestabili, così vengono definite le ragazze dell'Italia ai mondiali, Italia nei quarti contro l'Olanda, e Malagò dice ora parlo io. E nella parte centrale della pagina: Buffon può tornare, Juve De Ligt, è arrivato l'accordo. E ancora Eurotoro, il piano, ritiro anticipato e legali in azione, mentre per l'Inter c'è la svolta, Aubameyang United, si sblocca Lukaku. Ed infine nella parte bassa della pagina: il Venezia ora rivuole la Serie B, baratro Palermo, iscrizione irregolare, c'è lo spettro adesso della D. E con questa notizia terminiamo qui la prima parte della rassegna stampa, vi lascio qualche momento di pubblicità ma non andate via perché ritorniamo subito dopo ancora una volta a parlare di fatti. We'll be right back.
All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le notizie che riguardano la Regione Campania. Lo facciamo questa mattina con i quotidiani online e partiamo subito da una notizia giunta questa mattina, scacco alla Camorra. 100 provvedimenti cautelari nel mirino e clan Contini, Mallardo e Licciardi. E infatti una maxi operazione all'alba di carabinieri dei ROS del Comando Provinciale di Napoli con l'esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea nei confronti di appartenenti al clan Contini, Mallardo e Licciardi. L'attività di indagine è stata condotta anche con l'apporto investigativo della Polizia di Stato e della DIA. Contestualmente, inoltre, la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro l'ingente patrimonio illecitamente accumulato proprio dai clan. E ancora vediamo un altro argomento in primo piano, è quello dei rifiuti, e infatti vediamo che ieri è intervenuto il ministro Costa, De Luca e De Magistris, basta liti, adesso pensate ai cittadini. Questa è la bacchettata che il ministro ha dato ai due esponenti proprio regionali. I comuni di spazio nelle strade vanno rimossi perché negli anni passati i cittadini hanno già sofferto troppo e sullo stop del termovalorizzatore di Acerra si doveva intervenire prima, dice il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Poi bacchetta il sindaco Luigi De Magistris e il governatore Vincenzo De Luca, basta litigi. Certamente va affrontata con attenzione per evitare ogni possibile sofferenza ai cittadini, e stiamo parlando della situazione dei rifiuti a Napoli, la manutenzione straordinaria di Acerra ampiamente prevista a tempo e per la quale bisognava a muoversi ben prima e non è stata mai fatta, adesso rappresenta il punto cruciale di tutta questa vicenda. E ancora vediamo, si parla della bimba morta, il vescovo ai funerali di Yolanda. Perdono, dice il vescovo, forse siamo stati distratti. E infatti ha invitato tutti a chiedere perdono alla piccola, Monsignor Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore Sarno, che nella mattinata di ieri nella cappella del cimitero di Pagani in provincia di Salerno ha celebrato i funerali della bimba di 8 mesi deceduta nella notte tra venerdì e sabato nell'agro nocerino sarnese. Alla funzione, svolta in forma strettamente privata, era presente anche la mamma della bimba, indagata per la morte insieme al padre che da domenica sera è in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio volontario aggravato, e a quanto pare come vescovo invito al silenzio che non è omertà, non è paura, ha sottolineato Monsignor Giudice rivolgendosi ai fedeli e ai familiari che hanno partecipato così al rito funebre. Chiediamo perdono a questa piccola, il monito di Giudice, perché forse siamo stati distratti. Forse non siamo stati attenti, forse ci è mancato lo sguardo per comprendere la realtà. Ti chiediamo perdono, piccola, insegnaci tu a riscoprire il valore della vita, della convivenza. Ai presenti inoltre l'arcivescovo ha rivolto l'invito a deporre le armi del cuore e a fare in modo che questo momento non sia emotivo. A tributare l'ultimo saluto alla bimba c'erano anche i sindaci di Sant'Egidio del Monte Albino e di Pagani, Nunzio Carpentieri e Alberico Cammino. E insomma, il vescovo ha detto appunto... chiesto perdono a una bimba che ormai non c'è più, quindi queste parole non le sentirà mai. Ovviamente la situazione è sempre più complessa e articolata, e parlare dopo che un fatto è accaduto forse è un po' complicato, ma andrebbe tutto rivisto e soprattutto l'attenzione ai più piccoli dovrebbe partire da ben lontano. Invece sembra proprio che siamo sempre impegnati a fare polemiche per qualsiasi cosa e i fatti che sono anche proprio vicino a casa nostra sembrano sfuggirci di mano, anche perché tutto sembra così bello e oggi siamo nella società in cui tutto appare bellissimo, si sorride, si ride, si vive proprio all'insegna di qualsiasi cosa, è tutto possibile, facciamo qualsiasi cosa.
Però la realtà è un'altra, perché quello che vediamo immortalato nelle fotografie non sempre è così vero. Insomma, prestiamo attenzione e ritorniamo ad essere quelle persone attente ai fatti e non cerchiamo semplicemente di dimostrare quello che assolutamente non siamo. E ancora vediamo gli altri fatti, si parla di lavoro, Whirlpool La Morgia Napoli non chiuderà, la promessa dell'amministratore delegato dopo l'incontro con il vice premier Di Maio, il risultato dell'incontro è positivo, abbiamo ribadito la strategicità dell'Italia e che investiremo 250 milioni. Abbiamo confermato, come richiesto dal ministro Di Maio lo scorso incontro, che non chiudiamo il sito di Napoli e che garantiremo l'occupazione. Affermarlo l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, Luigi La Morgia, a termine del terzo incontro del tavolo Whirlpool, a cui hanno partecipato il ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio, le regioni coinvolte, rappresentanti sindacali e le figure apicali della multinazionale con Jill Maurer, presidente di Whirlpool EMEA. E insomma, una piccola svolta, ma a quanto pare non è sufficiente per creare un nuovo indotto. E intanto ancora proteste per un'altra azienda che due giorni fa ha annunciato il licenziamento di 350 unità. Giabillo, operai in sciopero davanti ai cancelli della fabbrica, la protesta dopo l'annuncio della multinazionale di licenziare appunto 350 dipendenti. Lavoratori in sciopero nello stabilimento della Giabillo Circuit Italia di Marcianise e Caserta, dopo che i vertici societari hanno annunciato nel corso di un incontro tenuto a Confindustria Caserta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento per 350 addetti al sito. I dipendenti davanti ai cancelli dello stabilimento sono stati in assemblea e Francesco Percuoco, segretario della FIOM CGL Caserta, ha detto che la situazione è grave e denota l'assenza di una politica industriale, la politica faccia la sua parte e sia propositiva, altrimenti andremo incontro ad un disastro annunciato. Intanto domani è previsto un incontro ancora una volta col ministro per l'economia proprio per parlare di questa vicenda. E ancora vediamo il Mattino quali fatti ci presenta oggi e vediamo che si parla di Universiade, strade chiuse e divieti, così Napoli cambia volto per le Universiadi. Ci hanno lavorato a lungo e in tanti, la mobilità per delegazioni e atleti deve essere perfetta, come se non ci trovassimo a Napoli, quindi è stato necessario inventarsi qualcosa di drastico, la creazione di percorsi protetti per i bus diretti agli impianti di allenamento e di gare e i risultati dell'organizzazione mobilità nei giorni dell'Universiade napoletana, e inizieremo già a assaggiarli proprio in questi giorni, giorno in cui ufficialmente scatta il piano traffico per la manifestazione, ma le procedure entreranno nel vivo solo quando le navi ormeggiate nel porto inizieranno a essere affollate dal popolo degli sportivi che chiede di muoversi in tempo di record. Insomma, oggi è la giornata in cui tutto parte e bisogna vedere effettivamente se la macchina organizzativa è efficiente oppure no, e questo ce ne renderemo conto proprio adesso. E infatti manca l'ok della sovrintendenza in bilico lo show nautico sul lungomare di Napoli, il salone nautico sul lungomare rischia infatti il naufragio, non è ancora arrivato l'ok della sovrintendenza per l'organizzazione della kermesse, navigare, questo è il nome dell'evento, dovrebbe essere allestito tra Rotonda Diaz ed ex Circolo della Stampa e durare 9 giorni tra il 19 e il 27 ottobre, ma a questo punto potrebbe durare 0 minuti la nostra deadline. Per poter invitare gli espositori, dice Gennaro Amato, presidente dell'Associazione Nautica Regionale Campana, eventuale organizzatore del salone è fissata al 30 giugno, dopo quella data non avremo più i tempi tecnici. Siamo in attesa da più di un mese, dopo aver presentato tutti i progetti aggiustati alle relazioni tecniche degli specialisti, meno 4 giorni. Il conto alla rovescia è partito, non solo per navigare, ma anche per il naufragio di un indotto turistico stimato in 5 milioni, più altri 15 per la filiera nautica campana, e continuano infatti ad annunciarlo dall'ANCR. Il progetto, aggiunge Daniela Villani, delegata comunale al mare, è stato portato alla sovrintendenza 2 mesi fa, il secondo progetto rettificato è stato consegnato. Il sindaco e io ci abbiamo messo faccia, impegno e approvazione in questo evento e adesso ovviamente è ancora tutto in alto mare. È proprio il caso di dirlo. E ancora anche da queste pagine del Mattino si parla di rifiuti, ma in questo caso rifiuti ettari. Così la monnezza spacca la maggioranza, si doveva parlare e approvare il piano antisismico e anche la delibera per il garante dei detenuti, ma alla fine si è tenuta una discussione di oltre 3 ore sulla bomba rifiuti e le cartelle impazzite dell'Atari, 80.000 avvisi di pagamento mai arrivati a destinazione. Con l'ex vice sindaco e assessore all'ambiente Raffaele Del Giudice, lasciato da solo in consiglio comunale
giornale tra i banchi della Giunta durante quello che ha assunto la forma di un vero e proprio processo politico. E ancora continuiamo a vedere le notizie da Il Mattino. Stato civile, attenzione, chiude l'archivio, così Napoli perde la memoria. Questo è l'allarme lanciato proprio dal Mattino. L'archivio Stato civile del Comune di Napoli si avvia velocemente verso la chiusura. Tra due settimane uno dei due dipendenti al lavoro negli uffici di Piazza Dante, dove oggi c'è anche un operaio, andrà in pensione. A dicembre andrà via anche l'altro collega e da metà luglio l'ufficio resterà completamente sguarnito di personale a causa delle ferie arretrate da consumare. Cosa vuol dire? Che chiunque richieda un atto di nascita, morte o matrimonio in copia integrale non riceverà alcuna risposta. Addio a un pezzo di memoria della città. L'archivio Stato Civile Comune conserva migliaia di fardoni nei suoi 540 metri quadrati. Nei libroni sono contenuti tutti gli atti di nascita, morte e matrimonio dal 1809 al 1965 e tutti i matrimoni dal 1966 al 1994. Insomma, un vero e proprio pezzo di storia che per mancanza di personale adesso rischia proprio la chiusura. È una vergogna senza fine. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina a Caserta News. Strutture non autorizzate, la sovrintendenza blocca i lavori per le Universiadi. Difformità nel progetto presentato, gara di tiro con l'arco a rischio davanti alla Reggia ed è anche allo Stadio Pinto, i lavori non sono ancora finiti. E infatti vediamo proprio che mercoledì oggi praticamente alle 18 arriva a Caserta la fiaccola delle Universiadi, ma nel capoluogo l'attenzione è attirata da una grana enorme scoppiata proprio per l'organizzazione degli eventi che inizieranno tra una settimana, perché la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi delle province di Caserta e Benevento ha ordinato l'immediato stop ai lavori in piazza Carlo III di fronte alla Reggia, dove si dovrebbero svolgere le gare di tiro con l'arco. La lettera inviata al Comune nella giornata di lunedì parla chiaro: nella zona davanti al Palazzo Van Vitelliano sono in fase di realizzazione strutture non autorizzate, fatti che ai dirigenti del Comune di Caserta dovrebbero essere noti, visto che sottolineano i funzionari della Sovrintendenza erano stati avvisati ad aprile, ma si vede che nessuno ha preso sul serio questa lettera. In particolare la sovrintendenza aveva chiesto per le strutture propedeutiche alle attività sportive di valutare una soluzione che mantenga liberi da ogni ingombro gli assi prospettici, in considerazione del fatto che la localizzazione di tribune sul parterre intercetta le visuali privilegiate del movimento sia da parte dei fruitori del bene che ai fini della trasmissione delle immagini dell'evento. Insomma, per il momento ancora qualche difficoltà casertana che comunque limita questo evento, ma mancano ancora un po' di giorni, quindi vedremo le svolte proprio di questa situazione. E intanto vediamo il blackout, paura in ospedale, avviene ad Aversa, alcuni reparti senza corrente, pensate un po', per oltre 3 ore. Il gruppo elettrogeno non è riuscito a garantire l'elettricità in tutti i locali, veramente un blackout che ha costretto la città di Aversa ed altre città dell'Agro Aversano a rimanere per oltre 3 ore senza energia elettrica. Ad essere colpito anche l'ospedale Moscati, con momenti da incubo soprattutto tra medici e pazienti. La procedura standard che prevede l'attivazione di un gruppo elettrogeno infatti non ha funzionato nel migliore dei modi. Il generatore di energia elettrica presente proprio di fronte all'ex ingresso del pronto soccorso non è riuscito a garantire la corrente a tutti i reparti dell'ospedale. Questo è il vero e proprio allarme di questa vicenda. Attenzione, perché l'ospedale è il punto importante e soprattutto il generatore e tutto ciò che affluisce adesso deve essere controllato e disponibile nel momento del bisogno. E ancora si parla di Camorra, colletti bianchi e spese pazze, oltre 100 milioni di euro sequestrati in 16 mesi. I numeri della Guardia di Finanza fotografano come nella provincia di Caserta ci sia ancora tanto da fare, anche per quel che riguarda l'evasione fiscale e il mancato pagamento dell'IVA. E infatti sono stati 7.256 gli interventi ispettivi e accertamenti conclusi dai reparti dipendenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta tra il gennaio 2018 e il maggio 2019. Numeri importanti, quelli snocciolati in corso della festa delle Fiamme Gialle e casertane, che hanno visto anche la premiazione di 20 finanzieri. E infine andiamo a vedere un'ultima notizia per la giornata di oggi: mamma uccisa in moto, inizia il processo per omicidio del marito, vogliamo giustizia. Salvatore, il marito, non è stata una fatalità, non riusciamo ancora ad accettare la morte di Angela. Infatti comincia giovedì 27 giugno alle 9 presso il Tribunale di Santa Maria a Capovetere il processo per l'omicidio stradale di cui è stata vittima Angela Eliseo, 49 anni, una mamma di Maddaloni travolta dal centauro che risponderà in aula di omicidio colposo. Il marito Salvatore Del Monaco, i 3 figli della vittima e tutta la comunità maddalonese invocano adesso verità e giustizia. Angela Eliseo è stata travolta ed uccisa il 31 maggio del 2018 dal motociclista appartenente all'esercito italiano, che a bordo di una moto da corsa di grossa cilindrata per
percorreva a tutto gas nell'orario di punta poco prima delle 13 in via Capillo, cuore del centro storico di Maddaloni, a pochi passi dal municipio del noto villaggio dei ragazzi. Non può pensarsi, dichiara il marito Salvatore Del Monaco, che sia stata una tragica fatalità ciò che ha strappato Angela all'affetto dei suoi cari e l'ha freddata lasciandola esanime sull'asfalto. Angela è vittima dello sprezzo delle regole, del pericolo e ancor prima dell'imprudenza alla guida. Insomma, veramente ricordiamo ogni giorno che quando saliamo in macchina non diventiamo altre persone, in macchina o in moto, non diventiamo altre persone ma siamo sempre noi, quindi cerchiamo di regolarci, soprattutto di rispettare le norme del codice della strada e cerchiamo veramente di guidare con tutti i sensi allertati. E con questa notizia termina qui la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio per essere stati con noi, soprattutto vi auguro una splendida giornata, ma ringrazio anche Tecnocampus che come ogni giorno ci offre la possibilità di fare informazione commentata proprio con voi. E allora a voi tutti l'appuntamento per domani e soprattutto l'augurio di una meravigliosa giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.